Per osteosclerosi si intende una condizione anatomopatologica caratterizzata da un aumento del tessuto osseo a spese degli spazi midollari, addensamento strutturale, accompagnato da un aumento dei sali minerali, cui corrisponde sul piano radiologico un aumento della densità dell'immagine ossea. Per iperostosi si intende invece un aumento di volume dell'osso e per dismodellamento il mancato riassorbimento periferico della regione metafisaria con assenza del caratteristico svasamento a tromba della stessa. Queste condizioni possono presentarsi isolatamente, così da aversi osteosclerosi senza iperostosi e iperostosi senza osteosclerosi, oppure combinarsi variamente tra loro realizzando l'iperostosi sclerosante in associazione o meno con difetti di modellamento. Queste tre condizioni possono quindi presentarsi isolate o combinarsi variamente tra loro, ma anche in tale eventualità vi è quasi sempre il predominio di una di esse, per cui è possibile, a seconda dell'alterazione prevalente, procedere alla divisione di questo gruppo in osteopatie sclerosanti, osteopatie iperostosanti e osteopatie dismodellanti.